Un grande tema per le Marche nel 400 è l'interferenza tra pittura e scultura. L'Annunciazione di Rotella è proprio questo. Rotella è un paese piccolissimo, molto bello, in una zona straordinaria delle Marche, queste valli che da Fermo portano ad Ascoli. E proprio lì era il territorio di Pietro Alemanno, di Carlo Crivelli, di Vittore Crivelli. C'era questa annunciazione che negli anni 30 Luigi Serra ha portato ad Urbino. Ecco, perché è importante? Perché è quasi la trasposizione in scultura, in scultura lignea, di un dipinto di Carlo Crivelli. Ora, lo scultore non sappiamo chi sia, in zona è documentato un certo Pietro Tedesco, che era uno scultore in legno, faceva anche delle cornici, insomma l'intagliatore, che magari è proprio quello che porta questa cultura così nordicizzante in questa zona, che si vede i capelli, questi boccoli molto forti dell'angelo e soprattutto questa espressività, no? L'angelo che sta quasi cantando, che sta parlando come se fosse un canto di saluto proprio alla Vergine. Ecco, è questo che fa così crivellesca questa annunciazione, è lo stesso angelo che Carlo dipinge per l'Annunciazione dell'86 per Ascoli, che qui diventa una scultura. E soprattutto bellissima è la Vergine con questo volto dolcissimo, questa espressione pacata, no? È il momento dell'accettazione del proprio destino e che la fa diventare una donna bellissima, una ragazza bellissima e straordinaria. Ecco, tutto questo in due sculture dove l'oro e la ricchezza delle vesti fanno proprio il significante più vero, che dimostra la grandezza della scultura lignea nelle Marche alla fine del 400. Mi sono convinto da tempo che in realtà l'autore di quest'opera sia proprio Pietro Alemanno, quel Pietro Tedesco, nient'altro è che Pietro Alemanno il pittore, che effettivamente così tanto crivellesco nella sua pittura poteva anche fare delle sculture lignee in questo modo. È un'ipotesi, è un'idea che a me convince tantissimo, vediamo insomma se il futuro potrà dimostrarla oppure dire che è sbagliata.